Mentre in Italia combattiamo per avere delle verdure grigliate e una pasta al sugo, qui c'è una varietà assurda di piatti vegani. E vi porterò con me. Buongiorno Vegan Boys e Vegan Girls, direttamente da Piazza Venceslao a Praga. No, non è Parigi. Buongiorno Vegan Boys e Vegan Girls. Siamo a Praga e vi porterò con me a scoprire le prelibatezze vegan del posto. Vicinissimi al nostro albergo abbiamo trovato Vegan Moment, che ci ha suggerito la nostra amica di Instagram. Ragazzi, sto scrambled tofu con funghi speziato e con questo pane ai semi molto caldo, molto buono, è veramente simile. Io non so veramente che cosa ci mettono, è proprio buono. La pasticciona vegana invece ha preso questi vegan pancake che sono veramente ottimi. Li assaggiamo subito. Prendiamo un po' di questo, un po' di questa panna. Molto positivo. Allora, stavamo passeggiando dopo aver fatto la visita al castello di Praga, dopo una bella camminata tra salite e discese. Adesso, mentre camminavamo, abbiamo trovato questo cartello enorme, Vegan Restaurant, ci siamo fermati, abbiamo fatto altre scale. Ragazzi, guardate qui, ce l'ha suggerito un cameriere, una persona che lavorava, e il panino del giorno, patate dolci speziate, poi c'è questo burger di lenticchie, di legumi, no, bugia, di fagioli, tutto ben condito, questa soia mayonnaise, questa maionese vegana, cipolla. Passiamo subito alla degustazione. Mi stavo dimenticando di fare il video, questa è una cheesecake ai mirtilli. Era una cheesecake ai mirtilli, sta per morire completamente, qui c'è anche il sangue. Molto molto buona. Mentre in Italia combattiamo per avere delle verdure grigliate e una pasta al sugo, qui c'è una varietà assurda di piatti vegani. Ecco a voi il Tredelink. Si chiama Tredelink, è questo dolce tradizionale di Praga in versione vegana. Ma che bontà è questa cosa qua, ragazzi. Questo è un hot dog, guarda, facciamo così, lo addento così vi faccio subito sapere com'è, però potete già vedere cosa c'è dentro. 3, 2, 1, non facciamo neanche la foto. Buonissimo. Buongiorno, siamo a Loving Hut e abbiamo optato per una colazione salata. Più che colazione, sono le 11:30, è praticamente quasi un pranzo e noi mangiamo sempre, quindi va benissimo così. C'è da dire che abbiamo speso veramente poco, 300 corone in due, considerate che 240 sono pari a 10 euro, quindi veramente abbiamo speso poco. Ragazzi, siamo al Maitreya, un posto fighissimo, molto zen, tutti dettagli molto curati, ci sono statue buddiste, c'è veramente molto carino. Va bene, passiamo subito all'hummus con nachos e al kimchi, udon con verdure buonissimo e con tempeh, e poi guardate qui che burger, la fine del mondo, insalatina, birrozza e via. E per finire una bella chocolate cake. Buongiorno da Vegan Moment. Stamattina facciamo una bella colazione con omelette, ci sono dei funghi e altre verdurine, questa sarà una maionese, poi abbiamo un bel piattone di pancake per la pasticciona,
e vi ricordiamo nel frattempo che questo locale è 100% vegan. Ragazzi, siamo ricapitati al Forchis. Io ho preso un bel cheeseburger con queste belle patatine americane, patatine normali. Il paninazzo è sempre molto molto delizioso. Antonella invece ha preso un bel burrito, molto molto buono. Magari lo rimetto a posto. Ragazzi, è adesso il momento del brownie, ovviamente buonissimo.